Tiziana, sono con la capogruppo alla Camera di Forza Italia, l'onorevole Maria Stella Gelmini. Malgrado la mascherina, mi chiedo innanzitutto una cosa: vediamo dalle consultazioni che andrete separati. Sì, quindi l'unità del centrodestra granitica che avete sempre sostenuto anche nell'ultimo incontro insomma con il presidente Mattarella è venuta meno. Ma francamente il centrodestra è unito in moltissime partite, credo che lo sarà anche in futuro, d'altronde insieme governiamo tante regioni e devo dire che i vertici del centrodestra escono sempre con delle comunicazioni assolutamente condivise. È chiaro che domani si andrà alle consultazioni, il presidente Berlusconi oggi si è espresso in maniera chiara con un apprezzamento per Mario Draghi che d'altronde molto tempo fa proprio il presidente Berlusconi volle alla guida della BCE. Noi ci rendiamo perfettamente conto che questa è una situazione di estrema difficoltà per il Paese, siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, economica e sociale, quindi la figura di Mario Draghi tranquillizza gli italiani ed è una figura di alto profilo, esattamente come il presidente Berlusconi aveva auspicato, un governo quindi dei migliori. Per voi va con bene. Il presidente Draghi si ragionerà dei contenuti e credo che sui contenuti l'unità del centrodestra nella sostanza ci sia, perché siamo convinti che il recovery plan debba essere una grande occasione per l'Italia, abbiamo presentato un piano di vaccini che stiamo condividendo, Rosa, sui vari temi c'è unità. No Tiziana, purtroppo okay, non ha l'auricolare, ti aiuto bene. Io. Cercavo soltanto di chiedere questo, no? Allora, mi pare chiarissimo, Berlusconi stamattina ha detto la scelta di Draghi va nella direzione da noi indicata, mi pare evidente che Forza Italia si prepara a dire un bel sì a Draghi. Ora dice a Gelmini l'unità del centrodestra è nelle cose, però insomma adesso non è un mistero che l'ultima volta che sono andata a Mattarella la Lega ha chiesto che si andasse tutti insieme perché anche lì c'era il pericolo che scappassero i centrini, i cespuglietti, come li vogliamo chiamare, e quindi si è andati tutti insieme. Adesso il punto è che secondo me Salvini pure su qualcosa sta ragionando. La Meloni ha detto che al massimo può concedere l'astensione se tutti insieme. Altrimenti ne hanno già conto. Discusso perché altrimenti sì. Per lei è voto punto. Allora, Tiziana chiede, giustamente fino all'altro giorno appunto era una delegazione italiana da Mattarella, marciavate uniti, adesso invece se la posizione di Forza Italia è per un sì, ci pare di capire, al governo Draghi, mentre Salvini, la Lega, sta un po' più alla finestra, invece la Meloni aveva proposto una forma di mediazione per mantenere appunto l'unità del centrodestra, ovvero l'astensione. Ne avete parlato? L'avete presa in considerazione? Oggi non ne abbiamo parlato, se ne parlerà al tavolo del centrodestra, però è chiaro che la presa di posizione del presidente Berlusconi è a favore del governo Draghi e ovviamente è condizionata ad una condivisione dei contenuti, ma è assolutamente favorevole. Ciò non toglie che siamo una coalizione, non siamo un partito unico. Matteo Salvini ha usato parole di grande buon senso con riferimento ai contenuti, alle proposte, quindi credo che il centrodestra possa trovare una sintesi. In questo momento però ciò che interessa a chi sta a casa, a chi ascolta questa trasmissione, è che al primo posto venga il Paese e Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno sempre ragionato così. Al primo posto, non le convenienze di partito, al primo non posto, lo ha detto anche Conte, c'è il bene del Paese. È ovvio che noi stessi ci auguriamo ci sia il bene del Paese. Barbacetto, come finisce? Rosa, per favore, ringrazia la Gelmini per noi. C'è il problema quando non ci si ascolta che è complicato.